ci siamo tornati su Ghost Lake. L'ultima volta ragazzi abbiamo fatto tutti i corsi da chi la per trovare questo figlio di puttana. E qui ragazzi. E oggi questa puttata di Ghost Lake hanno ammazzato questo figlio di puttana. Carzita sta tentando il tutto per tutto con una festa di lusso per riconquistare i suoi ospiti più importanti dopo il casino che avete fatto ad Agua Verde. Rovinate la festa e prendete Carzita, i suoi giorni da ricco sono finiti. Ok. Sono un sacco di luce e interruttori qua su. Ok, ragazzi, chi me lo fa fuori questo figlio di puttana? Lì c'è scritto! Trova Carzita! Ci rende tutto più facile. Ok. L'elicottero è molto forte. Hanno ammazzato questo figlio di puttana. Carzita! Sto avvirando! Ragazzi, il primo video abbiamo fatto veramente un baccano. Ci sono stati tipo 200 bug. Abbiamo visto uno che ha fatto porcherie questo una troia poche parole. Poi ciò che si è leggermente un po' buggato in poche parole. Ma però oggi credo che non si bugga. Carzita non sa proprio quando darci un taglio, cazzo. Cosa intendi? Abbiamo messo il suo resort sotto sopra. Manca solo che radiamo tutto al suolo e spargiamo il sale sulla terra. Un elicottero! Elicottero! Il figlio di puttana organizza una festa. Si sta giocando il tutto per tutto. Se non riesce a tranquillizzare i suoi ospiti VIP, non torneranno più ad Agua Verde. Farebbe male agli affari. Sì. Per non parlare della sua salute. Se non risolve il problema, dovrà renderne conto al suegno. Abbiamo trovato la festa di Carzita. Come cazzo facciamo a trovare Carzita in mezzo a quel casino? Non facciamoci vedere. Cerchiamo Carzita tra la gente, poi ci muoviamo, ok? Ricevuto, capo. Civili nell'area, occhio ai bersagli. Grazie, me l'ha detto. Non sarà difficile, perché non sappiamo come è fatto Carzita. Occhi aperti, narco armato di mitra. Dove c'è l'azienda? No, cazzo, l'ho visto! Ho visto il cavallo! Merda puttana! Dotto baccano fatto. A posto. Sì, vabbè, come cazzo facciamo con tutto questo baccano? E che fa quello? C'è un narco dentro il bar. Un secondo bersaglio. Ehi, soldato del cartello dentro il bar. Ok. Ma qual è la festa? Ma dov'è la festa? Scusate. Ma dov'è la festa? Non l'ho capito. È qui? È qui la festa? Sì, è qui la festa. No. Abbiamo un'arma fissa. È lì? Aspetta, dove cazzo è? Che ero qui dentro? Vedo il nostro Carzita. Ehi! Bersaglio numero 3. Non uccidete Carzita. Ci serve vivo se vogliamo scoprire quello che sa. Mani, non ti muovere. No! Giuro che non mi ricordavo. No, era quadrato. No, come cazzo. Era quadrato. Mannaggia a me, porca puttana di troia. Mannaggia. Cazzo. E vabbè. Ottimo. Non è per questi anni che ho io qua ora, però vabbè. Tornerà utile. Speriamo. Affanculo sto gioco bassato. No, ma sto gioco è scemo però, No, ceni da qui poco. Qui. Bravo. Mi metto io ai comandi. Qui c'è uno Titan. Qui in zona. A
Attenzione, sicario armato di mitra. Ditemi dove. Controllate l'eliporto. Avrò fatto fuori tipo metà che si anni. Questa troia, quanta gente! Ti vedranno, indietro. Sì, sì, vamo. Vedo il nostro Karzita. Non uccidete Karzita. Ci serve vivo se vogliamo scoprire quello che sa. Avanti tutti quanti. Mani, okay. mani, non ti muovere! Mani in alto, finestra, non sto facendo niente! Ah! Cazzo, è inaccettabile! Non mi interessa! Dimmi tutto quanto! Avvocato! Guarda che qui siamo in Serie A! Il tuo avvocato può solo controllarti il testamento! Ehi, infatti. Un momento! Mettiamoci d'accordo! Quanti soldi volete? 500.000! Non è un problema! Sono spiccioli! Sapete chi è mio padre? Me ne fotte un cazzo dei soldi, Karzita! Lavoro per il governo degli Stati Uniti, solo di disinfettante spendiamo miliardi di dollari. E solo di fondi pubblici. Cosa volete da me? Voglio una lista di nomi di tutti quelli che hanno soggiornato nel tuo resort. E fatti. Non lo so, te lo giuro. Ok, va bene, io non vi ho detto niente, ma i dati sugli ospiti sono salvati su un server, ok? Bravo. E poi un'altra cosa. Muoio pezzo di merda. Abbiamo civili nell'area. Ok, nuova missione. Abbiamo dati qui. Su un Bowman, abbiamo finito ad Acqua Verde. Quei VIP non torneranno più. Inoltre Karzita ci ha dato la lista degli ospiti. Ci dirigiamo verso il server. Bene, terminiamo il lavoro. Passo e chiudo. Ok. Pezzo di merda. Pot di cui mi trovo. Ehi, c'è un nervo. Peso, là, dentro il bar. Fermati, ti scopriranno. Che cazzo mi fa adesso? Su, la c'è. Prendi la bacca. Oh cazzo, dove sono la minigun? Punto sbirro. Prendi la bacca della minigun, va. Sali, brum brum. Ah sì, acqua. Vabbè, che cazzo c'è? Su, c'è, wii! Mi ha chiamato quanto è veloce. Con me, vabbè. Ne hanno presa lista del percorso che si dice. Poi chi potevano ammazzare? Ma io non ammazzare mamma cocca. Oppure qui. Non lo so. Sì, ammazzare mamma cocca. Che cazzo ci interessa? Ammazzare mamma cocca. Si porta. Veloce. Appena la lista di VIP diventerà pubblica, si scatenerà l'inferno. Il cartello perderà contatti in tutto il mondo. Vorrei essere in Karzita quando lo scoprirai il sogno. Mi conviene cercare un posto dove il Santa Blanca non riesca a trovarlo. Tipo Marte o la fossa delle Marianne. Karzita se la caverà. Quelli come lui trovano sempre il modo di sopravvivere. Probabilmente sparirà per un paio d'anni e lo ritroveremo a gestire un resort in riviera. Dio si occupa di quelli come lui. E dei figli di Troia di nome Karzita. Qui. No, avete visto che cazzo ci è ucciso con la bacca? Mio Dio. Vabbè, ora... Oh mio Dio. Ok. Di qui. Piano, un po' ci può essere. Uno. Così ti scopro indietro. Ah, il cost! Che cazzo di Stefan, mannaggia! Merda, sa che gli stiamo sparando! Ma come? Ma l'hai morto! Cecchino, a terra! Headshot! Sì, sono qua! Cazzo! Il Stefan! Eccoli! Accada! 3 minuti, vabbè. Speriamo che non ci vengano cagli ammatti o qualcosa altro. Sto bussando. Stabilite un perimetro mentre attendiamo il download. È morto. No, non è morto. Ora è morto. Porca puttana Eva. Quelli ci ammazzano. Quindi.
Ma quasi manco spada. Oh, cazzo, non è Eva! Ah, fa un culo. Mica, mo spano qua. Vabbè, se lo ci metti ci connatti. Tutto che ci mette. Siamo purtroppo forse. Niegas! Porca va. Porca puttana, quanti sono? Sono tanti, eh. Qua. Ho trovato l'indirizzo di una stazione radio ribelle disattivata dal Santa Blanca. Riattiviamo quell'affare. Nemico nel quartier generale. Ma quanti sono? Porca evo, catti cazzo sono. Siamo felici e metterci connatti, picciotti. Sono qua tanti, Puttana madre! Cazzo. Ho detto fucile. Ma quello non l'ho provato. Vicino al quartier generale. Non l'ho provato, però sembra molto forte. Leggermente. Non ho più munizioni, cazzo. Mi ricordo in arresto. No, spero che siete munizioni. Guardate. Spero che siete munizioni per il suo fucile. Cecchino, a terra, cazzo. Aspetta, dimmi pure per la cappa. Oh merda, ma lo sì che siamo messi bene. Ma però è potente. Nemico vicino al quartier generale. Wow, sono tutti quanti vicini, porco dio. Tutti quanti vicini. C'è uno vicino. Ma fate, siamo in tanti. Una base di mimica. La sta cazzo, ci sono mimici. Che cazzo. Porca puttana. Ci sono pure venuti due busta da addosso. Minchia. No, che nessuno mi cura, giuro che mi cazzo. Mi venite a cura! Ma non, camera! Stanno muri, porca puttana. Merda, ci è mancato poco. Sì, però sono rimasti i pochi, questi figli di puttana. Pezzo di merda! Venga, punto e sbirro! È morto. Bettamante. Dai. Bowman, la zona di Agua Verde è a posto. Ci vorranno anni prima che riallaccino i rapporti. Gli affari di Carzita ad Agua Verde sono finiti. Alcuni VIP di quella lista faranno incontri poco piacevoli. Gli uomini del governo vorranno sapere cosa ci facevano in Bolivia. Va tutto a gonfie vele. Continuate a colpirli dove fa più male. Sì. Oh, abbiamo sbloccato una nuova arma, sì. New fuciles. Aspetta, what is the new fucile? Ecco, new fuciles. Ah, ok. Porca Eva, quanto sì che è potente. Questo sì che è potente. Cecchino, al riparo. E non spacca pure le 7 munizioni. Kimmy, mamma mia. Ma guardate quanto cazzo è potente. Mamma mia, una bestia di Satana questo fucile. Porca Eva. Quanti punti, perciò madre. Mamma mia, quanti cazzo di punti c'ho. Però questo. E poi. Questo. Ci sta sempre. Ok, ma non c'è più punti, però vabbè. No, madonna, pure io mi confondo con i tasti. Allora, qui. Non è che posso fare qualche modifica. No. Mamma, guardate quanto cazzo è bello. Però devo trovare una nuova pizzola io. Va bene. Allora.
Allora, però le missioni. Allora fa fuori ora Mamma Cocca. Che nome del cazzo? Perché Mamma Cocca dopo? Io non ho capito perché Mamma Cocca. Ah, è vero che io posso tirare pure. Cioè, di carry un colpo di. Io posso fare pure questo. È vero questo. Allora, non ho un mezzo. Guarda, mi sono accorto da solo. Via. Ok. Mamma Cocca, allora qua la missione, vai. No. Questa. Voilà. Gli uomini di Madre Cocca arrivano tutte le notti a prendere il raccolto alla fattoria locale. Dovete tendere un'imboscata ai bastardi per mandare un messaggio a Madre Cocca. Le regole del gioco sono appena cambiate. E questo non vale però. Le regole del gioco sono chiamate. Questo si chiama cristallo. Bello. Lo ricordo nella mia. Per ora lo devo buttare per tutte le cose via. È grossissima, te l'avevo detto, cazzo è grossa. Mamma mia. È grossa. Qui c'è Mononotiton. Come in Fortnite. Sto questo qua non manco si cacca in mano. Ah, che non l'appo, guarda che volate posso pure morire che non l'appo. No. Sembra che i Cocaleros stiano preparando un grosso carico da consegnare al cartello. Abbiamo lo. Un momento. Non mi interessa. Qui. Ok, pensiamo alla missione. Sembra che i Cocaleros stiano preparando un grosso carico da consegnare al cartello. Abbiamo l'occasione di eliminare le forze del Santa Blanca mentre sono qui. Muoviamoci. Ok, civile? Sì. Ci sono dei civili vicini. Controllate i bersagli prima di sparare. Sì, però che loro ci sparano. Dobbiamo come la mettiamo? Indietro prima che li scoprano. Questi nemici hanno una difesa che fanno leggermente schifo. Qua. Così. Oddio. No, spegni sta cazzone. Non si può spegnere sta cazzone. Oh mio Dio. Ne vedo uno con i mitra. Vengono dritti verso di noi. Che facciamo, capo? Okay. No. Hanno grilletto facile, era un civile. Granata al riparo. Non ci sono civili, ma dove? Sei nei guai, bersaglio nel campo. Vabbè, quanti cazzo sono, ma vabbè. Quanti cazzo sono, ma quanti cazzo sono, beccia madre. Gli uomini di Madre Cocca arrivano tutte le notti a prendere il raccolto alla fattoria locale. Dovete tendere un'imboscata ai bastardi per mandare un messaggio a Madre Cocca. Le regole del gioco sono appena cambiate. Ho capito, però minchia capo, porca puttana, quanti cazzo libera la. Ok. Ok. Su. Mamma mia però, Mamma mia. Ok. Uccidiamo sto sciamunito. Ah, fuga. Ascia il mio culo, pezzo di merda. Guarda, gli è piaciuto il mio culo.
Ok, qua c'è una sembrano un po' nervosi. Asciasci invece. Tu invece devi asciasciare il mio fucile. Questo qui ha asciasciato il mio fucile. Che infatti gli ha fatto il cemento un po' più male. Tutto il cemento. Ah, questo qui gli faccio asciasciare un'altra cosa. Che poi sarà più brutta. No, il pen. Poi devo una cosa meno il pece del pen. Però ti faccio asciugare una bella canatta. Ecco. Ah, una mina. La posso prendere? Libero dal mio lato. Abbiamo finito. Ansia. Questa gente non fornirà più coca. Sì, coca. Cartello. Ora andiamocene e vediamo cosa accadrà. Ok, andiamo a fare una permissione. Trova il coppo. Va bene. Devo trovare sto capo qui, dammina. No, civile. Forse è meglio tenere giù le armi per non spaventare nessuno. Eh sì, però quelli là sparano. E che pazzo, gioco malotto il cazzo. Cenni. Inizia. Qui, bravo. Vai. Sono un sacco di luce interruttore. Ehi, qua su. Che passa? Non lo so, passa tua madre forse. Non lo so. Dai. Qui ti appena come amma la minigun, spacco tutto forse. Certo, la minigun è potente. Qui. Poi la minigun è forte, cioè, cercate di domandare. Fuoco! Roger. Ecco, siamo qui ora. Aspetta, qui! Vola! C'è un bevilicolo. Occhio, abbiamo compagnia. Sì, guarda. No, forse loro hanno compagnia, visto che ho dato veneno da loro. Piano. Dai, su. Che cazzo è stato? Quello è stato il mio elicottero. Stato il mio elicottero. Oh, sempre il mio elicottero. Si preparerà per il suo grande discorso. Mi sembra un bel dito medio al cartello. Eh sì. Quell'uomo alle palle, diciamolo. Sì, parecchio. Vediamo se riusciamo a farlo ragionare prima. Siete Camate. Demonios? Vi manda madre Coca? No. Vi aspetti guai, signor? Oiga, non hai risposto alla mia domanda. Un amico, e non voglio che tu faccia un grave errore. Errore? Usted che sabe? Da quando aiutare il mio popolo è un errore? Se parlerai morirà della gente. Ecco la verità. Madre Coca manderà i suoi uomini a fare un massacro. Quindi dovrai stare zitto? Sì. È questa la vostra sì. risposta? Sì. Sì. Allora non siete meglio di madre Coca. Fammi passare, gringo. Devo parlare alla mia gente. Qui Nomad, siamo alla cooperativa agricola. Chavez ha ignorato l'avvertimento, sta per parlare ai cocaleros. I ribelli dicono che Chavez è uno serio, un vero rivoluzionario. È un uomo morto, il cartello non gliela farà passare, liscia. Fate il necessario per tenere Chavez in vita, così no. I ribelli capiranno che vogliamo davvero fermare madre Coca. Ok. 100%. Va bene. Minchia, però il mottacci tua. Prima del cartello eravamo padroni di noi. Hombres libres. Coltivavamo caffè, lo facevamo con tanto orgoglio. Oh, culto sbirro. Che cosa ci ha fatto quella dannata strega di madre Coca? Ma è una firma da allora. Ci ha reso suoi schiavi. Coltiviamo coca perché lei tenga al sicuro le nostre famiglie. Viviamo nel terrore. Non guarda, ci vi scappano via, Questa storia deve finire. Alcuni cuori coraggiosi si stanno ribellando a madre coca e al cartello. Tutti a terra, a terra. Piano. Devo sgattare l'orecchio, mannaggia! Attacco il nemico! Per mamma cocca! Ah no, per mamma cocca! Per il fucile potente che ho io! Cazzo, c'è troppo!
No, è troppo potente il tuo fucile però, eh. È un picca. No, non dietro. Mamma mia, ma è stato Lambo. Ma che sono? Esci fuori. Ah, morto. Ancora non è morto sto pezzo. Mamma cocca! Poi che nome è mamma cocca, ma come mette? Il nome vecchio di mio, sapete il nome Antonio Mafioso? Il mio vecchio nome, quello da stanno. Vabbè. No, avete i nomi di video, sto scemo di tecca. Fermi, combattete con me, dovete combattere con me, non contro di lui! Forse io sono il cemento più cattivo. No, c'è tutto scemo. Calma, ha fatto tutto bene. Che abbiamo fatto un bacale. Che devasso! Che devasso! Bowman, ce l'abbiamo fatta. Chavez è al sicuro. Ottimo lavoro. Cercate informazioni sul giro di Madre Coca. Dobbiamo sapere dove finiscono le foglie di coca e dove le conservano prima del trasporto. Ok. Ricevuto, ci muoviamo. Ok, non rubare no, i dati, mamma mia. Vabbè. Vabbè ragazzi, chiudo qua il video perché il video c'è almeno abbastanza lungo. E ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. E noi ci vediamo al prossimo video. Bella ragazzi, ciao.